a tutti ragazzi, quest'oggi come adesso andremo a vedere ci troviamo su un altro video unboxing. E ce ne sono di pacchi da scartare. Addirittura qui sotto ce n'è uno ancora più grosso. E non pensate male, eh. In primis direi di partire da questo, che come vedete io ho già scartato. Ma prima di andare a vedere questo prodotto, volevo dirvi che questi sono tutti i prodotti della Blightswolf. Blightswolf. Andiamo ad aprire questo pacco. E dentro ci troviamo un mini presa USB per caricarlo, ma dopo vi farò vedere perché. Un gancio che, come vedete, possiamo andare ad avvitare sotto appunto l'asta, no? Così quest'asta ce la possiamo portare, che cazzo ne so, ve la mettete nella cinta, boh, ve la potete attaccare nello zaino, dove più vi pare. E poi, come sempre, c'è il manuale per le istruzioni. Vabbè, raga, il manuale, classico manuale, ma andiamo a vedere perché seriamente, raga, vi consiglio quest'asta. Però aspettate, sto coso lo svito perché per fare il video fa un bordello allucinante. Ma adesso voi direte: Pepo, come facciamo a farci le foto se il cellulare, che ne so, l'abbiamo là sotto? Come vedete la mano non ci arriva. E qui viene in aiuto il manico. Richiudiamo l'asta. Ed eccovi qua un dettaglio dell'asta. Intanto, come vedete ragazzi, è comodissima da tenere in mano. Ovviamente ha il suo bracciale che vi mettete al polso, così anche se vi dovete cadere, guardate, faccio la prova, se vi cade, vedete, ritorniamo al manico. E questo è quello che il manico presenta: quattro pulsanti. Allora, il più che serve a zoomare, il meno a levare lo zoom, il tasto centrale per scattare la fotografia o per iniziare a fare il video, e il tasto per cambiare fotocamera. Poi qui sotto abbiamo il tasto che accende, mettiamolo su on, e mettendolo su on questo pallino comincerà a brillare di blu. E poi vabbè, quello per caricare l'asta, e per caricarla serve semplicemente questo cavo. Una volta accesa, ragazzi, è semplicissima, e dico semplicissima da usare. Se voi nel vostro cellulare attivate il Bluetooth e fate ricerca, lui vi troverà appunto il Bluetooth dell'asta, e una volta che la trovate Bluetooth la collegate, perfetto, il cellulare vi dirà che si è connesso, e apriamo la fotocamera. E guardate ragazzi, possiamo zoomare, possiamo levare lo zoom e ovviamente col tasto grande fare la foto. Ok, fatta! E questa è la foto, eh? Guardate che bella, vi piace? E ahimè, da me questo tasto non funziona. Quello che dovrebbe cambiare fotocamera, questo qua, a me non me la cambia. Vedete che mi lascia sempre la telecamera interna? Forse sta cosa la fa solo nel mio cellulare, non lo so. In ogni caso, ragazzi, ci tenevo a dirvelo, non si collega soltanto ai cellulari Android, ma anche agli Apple e chi più ne ha più ne metta. L'importante è che abbiano il Bluetooth. E credetemi, questo tra i tre prodotti è quello che utilizzo sempre. Essendo piccolo, ragazzi, io questo me lo porto anche per uscire. Infatti ci ho registrato dei vlog che vedrete comunque nei prossimi giorni, portandomelo appresso. Lo metto nella mia borsetta, nel mio marsupietto, e tranquillamente chiuso ci sta. E ragazzi, se anche a voi piace farvi selfie, comunque se lo utilizzate, nel mio caso è perfetto, perché soprattutto è sicuro, non è uno di quelli cinesi che voi lo aprite e balla tutto. Guardate, cioè, ragazzi, guardate, è solido. Cioè, vi ripeto, il mio cellulare ha un certo peso, è abbastanza solido, e quindi sono tranquillamente sicuro che il cellulare non cade e non si rompe. Poi vabbè raga, la cosa figa è che potete chiuderlo e vedete. Poi è completamente in alluminio, quindi volendo potete farci che cazzo sono le riprese pure sott'acqua, e non c'è rischio che si arrugginisce. Quindi assolutamente ragazzi, questo è bellissimo, almeno a me piace da morire. Quindi sappiate che se volete acquistarlo, qui sotto in descrizione troverete il link, che poi costa un cazzo, nemmeno una ventina di euro. Questo qua approvatissimo, e tranquillamente lo richiudiamo. Vedete raga, guardate quanto cazzo è lungo, poco più di una mano, fantastico. Ma dopo il selfie stick, ragazzi, dopo il selfie coso, abbiamo questo, anche questo un prodotto della Blightswolf. Devo dire che sta Blightswolf ha prodotti davvero figi. Qui abbiamo ce l'ho fatta, qui abbiamo, dovrebbe essere una scarpetta USB. Usciamo questo coso e guardate, madonna, qua dentro c'era questo, che dopo lo andremo a vedere. E nel pacco abbiamo la spina di alimentazione, che vi arriva pure col cappuccio. Guardate,
sbrogliate il filo e lo andate ad attaccare poi a questo coso, che si presenta così, molto carino, guardate. Ma prima di attaccare il filo ve lo vorrei far vedere. Come vedete è una scatoletta bianca, qua si ci attacca poi appunto il cavo di alimentazione, e in questi scomparti, aspettate che ve li apro, vedete? Abbiamo delle prese USB alimentate a corrente, dove possiamo andare a caricare le nostre cose, tipo che ne so, il cellulare e quant'altro. Adesso io non so se vi è mai capitato di attaccare il cellulare al computer, ma ad esempio a me è capitato che attaccando il mio cellulare al computer per caricare ci mette tipo 6 mesi e mezzo. In questo caso, una volta che noi andremo ad attaccare questo qua e ovviamente la spina alla corrente, aspettate che mo l'attacco, prendiamo il cavo USB del selfie stick, che è abbastanza corto, quindi perfetto per noi. Lo attacco prima al cellulare, la presa USB l'attacco qui, guardate. Guardate ragazzi, sta caricando. Non so se avete visto, è dal 38%, è passato al 39%. No, non ci spenghi. Credetemi ragazzi, questa scarpetta è davvero utile, davvero fighissima. Io me la lascio qui attaccata sulla scrivania perché è comodissima. Anche perché guardate quanto cazzo di spazio che prende, cioè proprio uff. E mentre il cellulare è lì che carica nella sua scarpetta, e devo dire che carica anche veloce, cioè è appena arrivato al 40%, raga. Vabbè, voi direte che cazzo c'è di spettacolare, sta caricando. È figo perché comunque il mio cellulare carica in mezz'ora, tre quarti d'ora, e di solito appunto quando lo tengo attaccato al PC ce ne mette molto molto di più. Invece così in mezz'ora è carico, ce l'ho sulla scrivania vicino. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che anche qua c'è il libretto delle istruzioni, ma passiamo al prossimo. Il prossimo è un pacco enorme! No! Ta-da! Una lampada della Blightwolf! Dovrei capire come strapene si apre. Tipo, oh, da qua, perfetto, fatto. Ovviamente, vabbè, sì, sempre il manuale. Sì, vabbè, dai, minchia, il manuale su una lampada! Chi non sa come funziona una lampada? E l'andiamo a... Ma Tommy, ma è una lampada o un vibratore? Eppure bello grande come vibratore. Volendo, ragazzi, questa lampada è utile anche per le donne, ma non diciamo a che cosa. Ah, ma se lavora... eccola qua, apriamola. Sì, ragazzi, lo so, più lo guardo e più sembra... Sì, lo so. Diciamo che questa è la versione per le donne insoddisfatte. No, vabbè, no, scherzi a parte, ragazzi. Guardate qua, però io devo levare tutta sta carta. No, vabbè, guardate, c'ha le cose. Metacci. Vabbè, grazie al cazzo, non funziona perché non l'ho attaccata alla luce. Bravo, Pepolo. Venga, la sto toccando e la sto sporcando tutta. Leviamo pure... Ah, mi sta cadendo la fangolo. Leviamo la plastica pure dalla luce. E mi sa che ci serve la base. No, però vedete, è molto figa, mi piace. Sì, vabbè, guardate, già è tutta piena di ditate. Tutta questa carta la buttiamo. Fatto. E poi andiamo a vedere che cazzo c'è dentro la scatola. Qui c'è uno scatolo dentro la scatola. Allora dentro c'è la spina. Ovviamente, grazie al cazzo che c'è la spina, se no dove cazzo me l'attaccavo in culo. Ovviamente la spina italiana, è vera, proprio originale, proprio italiana. Originale nel senso non ha quella cosa che si attacca, è proprio italiana. Poi vabbè, un sacchetto, lo scatolo, sto coso. Madonna, ragazzi, questa, madonna mia, è la base. Puttana, raga, è pesante. Sì, vabbè, raga, dai, ma porca vacca. Dai, raga, è bellissima, però anche questa è nero lucido. Guardate che bellezza. Con la scritta Blightwolf, raga, porca troia, è pesante. Guardate dietro, cioè, non so se si vede, raga. Cazzo. Beh, dal sonde deve essere pesante, la lampada è lunga. Non pensate male. Poi c'è sto coso nero, che cazzo è sto, con un tappo. E buttiamo questo. Ah, e poi c'è sto cartellino che ci dice che abbiamo, credo, 18 mesi di garanzia. Può essere scritto in inglese, quindi capite bene che... Comunque, scherzi a parte, a me la lampada serviva, perché quella che c'ho non è che fa la luce che piace a me. Magari questa, se c'ho culo, sì. Vedete che qua c'è la filettatura? Questo va ad avvitarsi qua. Vedete? Voi lo avvitate e tac. Ovviamente non va avvitato prima lui. Aspettate, questo non è un passaggio facile. Noi dovremmo mettere
mettere lui qua sopra. Oh, che bello. Madonna, mi sta volando tutto. Noi dovremmo mettere la lampada qua. E poi avvitare lui sotto. Sì. Ho fatto. Stringiamo bene. Perfetto. Vedete, col tappo l'abbiamo avvitato. E come vedete regge. No, vabbè, raga. Che porca va. No, vabbè, spettacolo. No, raga, esteticamente è bellissima. Cioè, wow, bella, mi piace. Però, Sionina, mi scusi, come minchia s'attacca. Poi adesso mi direte, no? Peppo, ma ci dovrebbe essere il buco per accenderla. Dove? Comunque, qui lateralmente c'è una presa USB. Ma si può piegare. Qua possiamo anche piegarla così, Bella. Aspettate che l'attacco. O quantomeno ci provo. E andiamo ad attaccare lui qui dietro, sperando che non esplode nulla. Ok. Si è accesa! E guardate, raga, allora, è touch. Allora, io clicco qua, tipo questo on. Oh, guardate! Ma torni! Raga, potete decidere quanto. Cioè, o così, o così, o così, o così. Torni, ma torni, che caccia. Os ho detto prima una lampada, sì, volevo dire un coso per abbronzarsi. Poi c'è studi, relax, sleep. No, guarda, diventa pure gialla. E un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, guardate. Ta-na-na-na, ta-na-na. Si gira questo coso, spettacolare. Sì, può fare! Ha! Ma quanto sono bianco da 1 a 10? No, vabbè, così, giusto tanto per dirvi, ragazzi, ho appena staccato il cellulare. Guardate a quanto è arrivato. Dal 40% al 75%. Comunque, vi dicevo, penso di aver capito a che serve la presa USB. Se noi gli colleghiamo il cellulare... Aspetta, fatemelo attaccare. Vediamo. Da lui carica. Aspettate un attimo che ve lo devo far vedere. Ta-da! Vedete, 75% e lui sta caricando. Cioè, ragazzi, spettacolare. Il cellulare lo posso mettere a caricare ovunque. Ragazzi, avete questa lampada vicino al letto, potete caricarci il cellulare. Ed è già al 76%, pure veloce a caricare. Porca troia. Ragazzi, questa lampada è bellissima. Comunque, se l'abbassate, qui vedete che c'è un foro. Guardate, tac. La luce passa da questo foro che c'è. E non è forte. Raga, è davvero figa questa cosa. Perché vi volevo fare vedere. Allora, se mettete red, la luce per leggere, la luce è bianca. Poi per studiare è bianca. Relax, la luce diventa gialla per non stancare gli occhi. E poi c'è sleep, dove diventa, è un giallo molto tenue. Poi qua accanto c'è il tastino 60 minuti, che se lo premete, penso che lei tra 60 minuti si spegne. Per la sera è bellissimo. Guardate, no, ha una luce che mi piace davvero tanto. Ho spento la mia luce, vi volevo far vedere appunto la luce che fa. Così ho messo su red, tipo la luce per leggere. E tipo che la mettiamo al massimo, come vedete, a bronzo. Comunque vi volevo dire che nonostante la luce sia forte, credetemi, non dà fastidio. È molto, come dire, mi piace. Fate cazzo, è pensata bene. Poi sta luce gialla, raga, mi piace da morire. Se ve la mettete sleep, volendo potete anche aumentare. Ma è spettacolare. Relax, studi e read. Bellissimo. Cazzo, allora, se avessi una mensola, questa qua finirebbe proprio accanto al mio letto, perché wow. Detto ciò, ragazzi, io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto. Ha una luce che, cioè, mi piace. Guardate che bella. In ogni caso, ragazzi, vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete i link di ogni cosa che vi ho fatto vedere. E questa lampada assolutamente non me l'aspettavo così figa. Detto ciò, ragazzi, se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su qui sotto al video, commentate, condividete, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. E nulla, ad un prossimo video e ciao ciao.